Eccoci qui nel cuore di Budapest, in Piazza Elisabetta, dove si è appena svolta l'inaugurazione dell'Angolo della Fraternità. Sono state installate 5 panchine con le frasi della Regola d'Oro in varie lingue. Le 5 panchine rappresentano i 5 continenti e c'è stato il saluto delle autorità che ha portato il messaggio del GenFest, il messaggio di Let's Bridge. E così abbiamo fatto delle interviste per voi. La voglia di parlare di pace insieme con i giovani, più che insieme ai giovani. Parlare di pace, parlare dei diritti, parlare dell'umanità. E quindi quello di scambiarsi delle idee e soprattutto farle camminare sulle gambe dei giovani. Poter mettere un tassello della propria vita, ecco, per costruire questo mondo unito che qua si vede, che è concreto. Svestirsi di quegli egoismi in cui purtroppo oggi la società ci ha relegato, ma il contatto fisico, il contatto di lingua, il contatto con gli occhi che può veramente aiutare a socializzare e a dare una speranza d'amore a questo mondo che ne ha tanto bisogno. Questa è veramente la realizzazione di quello che tanti pensano impossibile, la fraternità. Ci sono giovani di tutti i paesi, quindi vuol dire che veramente credere al mondo unito è reale, e si vede, si tocca per mano. Ci sono le strade di Budapest rivoluzionate dall'amore, quindi è così, la fraternità universale c'è, è qua. Let's bridge! Let's bridge! Voglio dire che sono felicissima di essere arrivata. Sto venendo quasi direttamente dall'aeroporto perché non vedevo l'ora di essere con voi. È veramente una festa. Ho detto, questo non è solo Gen Festa, è Gen Festosa, Gen Festissima. Tutto. Ciao a tutti. Ciao.